Intanto c'è anche da parlare di fenomeni sociali importanti, c'è anche da menzionare la bella iniziativa che il Napoli ha avuto nella giornata di domenica con uno striscione "La terra dei fuochi deve vivere". Questo è lo spirito che deve connotare anche le realtà più importanti, sociali e non, della nostra terra. Per andare a sensibilizzare su un argomento così difficile, per parlarne abbiamo Angelo Forgione del Movimento Vanto. Buongiorno Angelo. Buongiorno Marco, buongiorno ai radioascoltatori. Angelo, tu sei attento osservatore della realtà politica ma anche di quella sportiva della nostra terra, e allora ti chiedo subito: che effetto ti ha fatto vedere il Napoli sensibile a questi temi in un momento dove se ne sta discorrendo davvero tanto? Beh, è fondamentale, il ruolo del Napoli sicuramente è fondamentale, può far qualcosa a livello di comunicazione, di sensibilizzazione. Il precedente, già a maggio, in occasione del convegno che si tiene a Città della Scienza, il convegno medico che organizzò proprio la Società Sportiva Calcio Napoli, lanciò dei messaggi abbastanza importanti, forse furono tralasciati perché, insomma, quando parla il presidente della Laurentiis è forse più importante riportare le dichiarazioni che riguardano il calcio. E si era alla vigilia dell'ingaggio di Benitez, in quel momento lì lui disse delle cose veramente importanti che poi gli ho riportato e che poi alla fine si sono tramutate in questa iniziativa di domenica, insomma, quando lui porta in campo uno striscione in cui dice "La terra dei fuochi deve vivere, assieme si può", chiama a raccolta tutte le realtà, le entità della città, della regione, per fare in modo che, insomma, questa rivoluzione napoletana da lui richiesta vada in porto in qualche maniera. Ti chiedo anche che effetto ti ha fatto vedere quello striscione in curva B, che ha fatto il giro d'Europa, anzi forse del mondo. I tifosi che si auto prendono in giro, Napoli colera, i cori contro i napoletani, lo stile delle curve è questo. Interessa pochissimo, anzi non interessa nulla che ci sia del razzismo, della discriminazione territoriale, basta. Il linguaggio è questo qui e naturalmente bisogna andare a capirlo, così come l'ha detto chiaro e tondo anche Aurelio De Laurentiis: il linguaggio delle curve a sé stante, fare dei moralismi è inutile in tal senso. Qual è la tua opinione anche sullo stadio chiuso al Milan e se soprattutto si può trasformare in un boomerang per il Napoli alla prima pietra scagliata nel modo sbagliato, naturalmente uso un eufemismo, da parte dei tifosi del Napoli, allora scatterà subito feroce la repressione anche nei confronti dello stadio del Napoli, anche in un momento clou ad esempio della stagione? Ma il linguaggio degli stadi sia questo è fuori di dubbio. Bisogna capire se gli stadi siano delle zone franche, isole a sé stanti, oppure facciano parte del contesto sociale italiano. Io sono sulla seconda strada. Ritengo che poi alla fine quello che accade negli stadi è l'enfatizzazione di quello che è il pensiero che nasce nelle scuole. Del resto gli stessi tifosi del Milan hanno detto che questi cori, contraddicendosi ovviamente, sono una cosa di stadio e si fanno anche nelle scuole, quindi c'è una contraddizione di fondo. In realtà ha detto una grande verità il tifoso, nel senso che questi cori nascono nelle scuole e nessuno li contrasta, e quindi è chiaro che un ragazzino di 6-7 anni che è abituato a o ricevere o commettere questo genere di comportamenti, poi alla fine quando si presenta negli stadi di calcio, nella massa generale, si fa portavoce di questo genere di mentalità. Quindi è chiaro che tutto questo deve essere represso nelle scuole, va educato l'italiano in questa maniera qui, non si può pensare di partire dagli stadi, bisogna partire sicuramente dalle scuole. Un altro conto sono le norme federali, se le norme federali ci sono e allora bisogna applicarle. Il problema è che le norme federali, così come sono state strutturate, sono partite da un presupposto sbagliato, cioè che si è pensato probabilmente che queste sanzioni nei confronti delle società potessero irretire i tifosi. Non è così, perché i tifosi vanno oltre, badano soprattutto al loro stile di vita, alla loro mentalità e molto meno quelle che sono le sorti della squadra di calcio oppure della città intera, certo, nella quale loro vivono. Quindi è chiaro che in questo momento si è dato un potere ai tifosi, possono fare ciò che vogliono. Adesso io mi chiedo, se i tifosi del Napoli vanno a Roma venerdì prossimo e urlano "Roma colera", è chiaro che scatta la squalifica. Quindi lo stesso possono fare i tifosi del Milan, possono tranquillamente reiterare per una terza volta, ove mai ci fosse stata la seconda volta, perché non si è sentito, questo va detto, insomma, ricorso poi dirà. Ma se i tifosi del Milan dovessero reiterare questi cori, scatterebbe il 3-0 a tavolino, e allora questo significa dare un potere ai tifosi smisurato, e probabilmente chi l'ha dato questo potere sono proprio gli organi federali, io questo dico. Benissimo Angelo, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ad Angelo Forgione del Movimento Vanto.